Settimana Giallorossa, rubrica settimanale di approfondimento sull'attività dell'Ugento Calcio. Benvenuti a Settimana Giallorossa. Oggi siamo in compagnia di Francesco Pellegrino, difensore dell'Ugento. Buonasera. E con il capitano dell'Ugento, Marco Corella, centrocampista. E dobbiamo iniziare subito con una brutta notizia, diciamo l'analisi della partita di domenica scorsa a Brindisi, e chiediamo a Francesco Pellegrino, perno della difesa ugentina, una diagnosi. La partita di domenica purtroppo ci ha visti sconfitti per la terza volta consecutiva. Abbiamo giocato sicuramente contro una grande squadra. A caso loro, insomma, in quello stadio non è sicuramente facile giocare. L'abbiamo tenuta, diciamo, abbiamo tenuto la partita fino al 70esimo, no, Marco, più o meno. E abbiamo preso fino al 2-0. Abbiamo preso il solito gol su palla inattiva, e quindi ci assumiamo continuamente le responsabilità di questi errori. E poi abbiamo fallito un rigore, abbiamo preso un palo, una traversa, insomma. La partita è stata giocata a viso aperto, però purtroppo poi abbiamo subito il 2-0 e lì la squadra si è un po' persa, insomma. E domenica, a termine della partita, ancora una volta Ugento riceve i complimenti degli addetti ai lavori, tra cui tutta la dirigenza del Brindisi e, a quanto sappiamo, anche degli ultras del Brindisi, che hanno apprezzato molto l'Ugento, però usciamo sempre con 0 punti. Forse meno complimenti e più concretezza? Sì, i complimenti comunque fanno piacere, nel senso che almeno dimostri che stai lavorando bene e sei sulla strada giusta. È ovvio che posso dire una banalità, nel senso che i complimenti adesso devono finire, ma devono cominciare i punti. Però ripeto, io sono abituato a vedere il bicchiere mezzo pieno, nel senso che io mi prendo i complimenti perché vuol dire che la squadra sta lavorando bene, e se continua a lavorare bene, prima o poi da questo periodo ne deve uscire. E vorrei continuare, abbiamo preso di nuovo il primo gol sul calcio d'angolo, una statistica molto veloce, forse il 90% dei gol che abbiamo subiti sono da calcio da fermo, sì. La maggior parte sempre da calcio d'angolo e 2-3 su calci da fermo. Essendo un diretto responsabile della difesa, c'è qualche problema? C'è sicuramente un problema, nel senso che noi, come hai detto bene tu, praticamente prendiamo 1-2 tiri in porta a partita, sì. Però siamo una delle peggiori difese, se non, no, forse la seconda o la terza, perché se andiamo ad analizzare tutti i gol che abbiamo preso, sono stati tutti praticamente gol su palla inattiva, tutti, sì. e su qualche infortunio, qualche errore, insomma, fatto da noi stessi. Questo ci deve far ragionare, perché adesso è dicembre, il campionato sta andando avanti, non si può, con la mole di lavoro che noi facciamo durante la settimana, non ci si può permettere di prendere questi gol o di avere queste distrazioni, questi regali. Sono dei regali veri e propri fatti alle squadre. Un giocatore come Tedesco, come Scarcello, non ha bisogno del regalo dell'Ugento. Sicuramente no. Ecco, per vincere le partite, una squadra come il Brindisi non ha bisogno del regalo dell'Ugento, però noi non vediamo l'ora di farli questi regali. E di conseguenza io, ripeto, io mi assumo le piene responsabilità, perché sono il più grande lì dietro e sicuramente il 90% della colpa è mia. Però dobbiamo renderci conto che c'è qualcosa che non va. Il mister lo sa, stiamo lavorando per questo e io credo che alla fine riusciremo a migliorarlo. Sicuramente. E giusto per ricordare, Francesco Pellegrino ha una carriera, lunga carriera tra eccellenza e promozione, quindi molto navigato delle categorie e anche con, diciamo, campionati di un certo rilievo anche. Poi quest'estate ha lasciato il ritiro dell'oro tanto per aggregarsi da noi. Quindi quello che dice Francesco sicuramente sono cose molto importanti che sicuramente molta esperienza. È sicuramente il fatto che io ho qualche partita in più degli altri, sì. Semplicemente perché sono più giovani di me,
e di conseguenza riesco a vedere le cose in maniera, io ho gente come Marco, c'è anche Pasca, insomma, ci sono altri giocatori che hanno fatto dei campionati importanti e le vediamo allo stesso modo. Quindi io devo cercare di trasmettere quella piccola esperienza che ho nei confronti degli altri, perché ci sono dei giovani che hanno grandissima qualità. Sì, vero. Però voglio insistere su una cosa, che il giovane deve mettersi in testa che non gli regala niente nessuno, nel senso che io posso dargli una mano, l'allenatore, il capitano, la società, però se il giocatore non si convince da solo che vuole ambire a qualcosa di importante, che vuole migliorare, non migliorerà mai. Quindi esorto, ripeto, i miei compagni che hanno grande qualità e hanno prospettiva soprattutto perché sono giovanissimi, esorto a rendersi conto di quello che possono fare e a dare qualcosina in più. E passiamo a Marco Barella, capitano dell'Urgento, alla quarta stagione con la maglia giallorossa. Siamo arrivati alla terza sconfitta consecutiva. Come capitano ci dovremmo preoccupare? Un po' di preoccupazione ci deve essere sicuramente, perché comunque tre sconfitte consecutive lasciano il segno, però questo ci deve invitare a dare di più, a fare qualcosa in più, perché quello che stiamo facendo si vede che non basta, quindi dobbiamo alzare un po' l'asticella un po' tutti, a partire da noi grandi e dare l'esempio anche ai più giovani, come dice Francesco, che devono dare qualcosa in più, prima per l'Urgento e poi per loro stessi, perché comunque hanno un futuro davanti. Noi, meno male, ormai voglio dire, siamo abbastanza grandi per ambire, loro invece con le potenzialità che hanno, che è un bel gruppo, devono ambire, non è che possono, devono ambire, perché altrimenti non ha senso Con la giocare a calcio. struttura che hanno quest'anno, insomma, Poi hanno una società che non gli con la manca società, con uno niente, staff del c'è uno genere, staff insomma. tecnico abbastanza preparato, quindi ci sono le migliori condizioni per far bene. Dobbiamo uscire da questa situazione perché tre sconfitte, come dicevo prima, lasciano il segno. Ci tocca metterci sotto e lavorare per raggiungere il nostro obiettivo, che è la salvezza. Guarda, un'altra domanda, Marco, come sempre come capitano, il morale nello spogliatoio com'è? Che aria si respira? Siamo arrabbiati prima con noi stessi, perché comunque noi ci prendiamo le responsabilità nostre. Tre sconfitte, la posizione, la colpa, vuol dire, è nostra, principalmente nostra, al di là degli errori, se gli errori si commettono, però bisogna sempre migliorare, bisogna sempre lavorare per migliorarsi. Quindi vuol dire, c'è un ambiente, siamo tutti arrabbiati perché vogliamo fare di più, vogliamo cercare di fare risultato e speriamo che domenica arrivi finalmente questo cambiamento. Parliamo di domenica. Domenica verrà a farci visita la Salento Football di Averano, una buona squadra che è attualmente a 14 punti in classifica, che fuori casa riesce anche a dare il meglio di sé, considerando che di questi 14 punti, 9 sono frutto di punti di trasferta. Che chiedo a entrambi, per domenica cosa ci dobbiamo aspettare? Va, Francesco. Io ho un ricordo fresco dell'Everano perché ci ho giocato la semifinale playoff dell'anno scorso, promozione, ed è più o meno la stessa squadra. Sono andati via alcuni giocatori importanti, però è più o meno la stessa squadra. Questa è una società che ha sempre mantenuto un'ossatura. Uno su tutti sicuramente il capitano Quarta, un attaccante importante, poi c'è Daniele Lillo, insomma ci sono giocatori importanti, poi c'è l'allenatore De Benedettis, che è un giovane che vuole emergere. Hanno iniziato con un po' di difficoltà, ma poi si sono ripresi. Io mi aspettavo una ripresa da parte dell'Everano, perché è stata sempre una società che ha avuto qualità e ha fatto sempre meglio fuori casa che in casa. Questo non so, non me lo spiego, secondo me è una casualità, però voglio dire, è una squadra navigata, anche lì ci sono giocatori che hanno vinto campionati e di conseguenza noi dobbiamo stare non attenti di più. In realtà io non penso all'Everano, a chi verrà, penso che domenica dobbiamo semplicemente entrare con la testa giusta, convinti che abbiamo un debito, no, Marco, verso noi stessi, verso la società, verso la piazza di Urgento. E dobbiamo uscircene da questa situazione, perché a me non interessa Leverano o altre cose. Leverano non viene di certo qua a dire perdiamo o vi regaliamo Senza nulla. Quindi dubbio, no. noi dobbiamo giocare contro l'Urgento prima, perché le partite hanno dimostrato questo, che noi giochiamo prima contro l'Urgento e poi contro gli altri. Se noi entriamo con la testa giusta, possiamo giocarcela con tutti. Marco, penso che la pensa come me, Stessa insomma. cosa, il problema nostro principale siamo noi stessi.
Cioè, perché comunque vuol dire la maggior parte delle partite, come dicevamo prima, o calci da fermo o comunque errori principalmente individuali che si possono migliorare. Quindi ci dobbiamo mettere sotto e trovare la soluzione per evitare questi errori e cercare di fare il risultato. Sicuramente non deve essere un alibi quello dell'età, nel senso che molti ragazzi, essendo giovani, ogni tanto magari perdono la bussola o comunque, ti ripeto, con grandissime qualità, però magari perdono un po' l'orientamento e di conseguenza ci sono queste difficoltà. Però, ripeto, il fattore età è poi relativo, perché ci sono giocatori in Serie A che giocano a 17 anni, voglio dire, quindi poi noi in promozione giochiamo, tutto il rispetto per la promozione, voglio dire, però è un calcio, no, tranquillo in cui un ragazzo di 18 anni non può avere paura quando gioca la domenica. È chiaro che ci vuole un po' di mestiere, no? Nel giocare ci vuole un po' di mestiere. Però la personalità è quella che ti fa poi fare la differenza in tutto, quindi da questo punto di vista non cambierò idea difficilmente. Ma penso che hai ragione. E battute finali, sei liberi di esprimermi come meglio credi. Speriamo, speriamo, dobbiamo fare il risultato domenica, la cosa principale è quella, il resto poi viviamo la giornata per poter far sempre meglio, per raggiungere questo obiettivo che è la salvezza, che questa piazza, Quanto prima? sia la società che la piazza, se lo meritano, perché non ci stanno facendo mancare niente. Io sono qui da 4 anni e sinceramente è la prima società dove sto più di un anno, perché comunque mi sono trovato bene. E poi c'è una piazza, sono i ragazzi di fuori che non ci seguono da tutte le parti, ci tengono, sono attaccati alla maglia e quindi noi dobbiamo dare le soddisfazioni principalmente per loro, per la società e per noi stessi. Beh, ragazzi, bocca al lupo e speriamo che domenica ci arrivi la vittoria. Con questo è tutto, arrivederci alla settimana prossima. Settimana Giallorossa, rubrica settimanale di approfondimento sull'attività dell'Ungetto Calcio.